Ciao a tutti ragazzi, Qui Paranormal Comics e bentornati finalmente nella carriera che noi non giochiamo da 12 giorni. Stiamo registrando il 28 di dicembre, dal 16 noi non facciamo una partita. E tra l'altro siamo andati a vedere che l'ultima partita giocata è stata vinta 8-0 contro il Frosinone. Quindi vediamo la striscia molto positiva, ci siamo ricordati di avere Felix con 22 gol, di aver comprato gente come Jovic e Dybala che per la Juve avevano fatto una caterva di gol. E siamo in corsa per sì, provare a strappare questo scudetto, ma è un'impresa quasi impossibile. Ma siamo in corsa anche per, ovviamente, per gli altri trofei che sono la Coppa Italia, che andremo a giocare appunto in questo Mamma mia, episodio. che partite oggi! Proprio ricominciamo così con E Inter. la Champions League, che non ci sarà nel prossimo, ma in quello dopo ancora, contro appunto il Borussia Dortmund. Nella Champions, ragazzi, bisogna metterci davvero tutte le energie. Allora, infatti, questo episodio avremo sia Inter sia Juve entrambe in campionato, due partite Eppure la toste. coppa, figurati. Essendo che non giochiamo da tanto tempo, ragazzi, potremmo vedere dei risultati non proprio positivissimi. In ogni caso, questa è la rosa che è cambiata sicuramente dopo gli acquisti. Perché, ragazzi, c'è un Dybala qui che non sapeva neanche dove andare a piazzare. Ora la teniamo come Toglie centrocampista Colombo. un po' avanzato. C'è Colombo in porta Sta che gli è giocando a troppe 70. partite E questo Colombo, basta. mettiamo ovviamente la Font. Diciamo che una rosa quasi perfetta, però con i 100 milioni che ci avanzano qualcosa si potrebbe anche pensare di migliorare. Abbiamo sulle ali veramente proposte incredibili tra Vinicius, Chiesa, poi riserve vedo Dembélé, vedo che comunque c'è Peters. Magari a centrocampo potremmo inserire un ultimo grande acquisto, magari un ritorno di Tolisso non sarebbe male. Per le punte, ragazzi, abbiamo Mbappé e Jovic, cioè penso due delle punte più forti al mondo. E io direi che con l'Inter dobbiamo giocare con questa Eh rosa, sì. che sono parenti quasi tutti i titolari. Poi un po' di riposo contro l'Udinese, anche se serve assolutamente passare, perché la Coppa Italia vorremmo provare a Sì. rivincerla. E poi col Piemonte, ragazzi, battaglia pura per cercare di diminuire questo dislivello di 11 punti, questo gap molto grosso. Siamo all'Artemio Franchi, eccoci qua per Fiorentina-Inter. Siamo a più 3 sulla squadra di Milano. Siamo a 46 punti con Piemonte a 57, loro appunto a 43. Serve non perdere, sicuramente per non farci riagganciare, per non rischiare il sorpasso da Napoli, ma anche un pareggio comunque sarebbe un brutto rallentamento in vista appunto di questa rincorsa allo scudetto quasi impossibile sulla carta, perché un più 11 veramente non si No, recupera infatti. da un giorno all'altro, però dobbiamo tenere veramente il passo. Preciso gol 63. No, davvero? È follia previsione col E beh, 63. dopo la tripletta che ha fatto là con gli 8 gol. Mamma. Nella partita degli 8 gol, che noi abbiamo giocato 12 giorni fa, non ricordiamo neanche chi ha segnato. Comunque, Fiorentina-Inter, vediamo se ci ricordiamo ancora come si fa questo mestiere. Bala, bene, bene Dybala. Poi ignora Mbappé. Mbappé se la va a rubare da solo. Mbappé fa Genio! benissimo! Fa Genio! benissimo a rubarsela. Sì che ci ricordiamo come Così si si fa, fa. sì, dai! Bellissimo Mbappé 1-0, così, va bene. che io stavo tirando con Dybala e tu me la rubi. È vero che il passaggio era la cosa più intelligente e tu non me l'hai fatto. Allora Mbappé si è arrabbiato e se l'è rubata da Guarda, qua solo. stavo caricando il tiro, guarda. Mbappé poi se la porta avanti con uno scatto incredibile, brucia il numero 6 in un modo veramente disarmante e poi la insacca alle spalle di non più Handanovic, ma chissà chi è questo portiere Andanovic nuovo biondo lo chiameremo. dell'Inter. Nel frattempo ha segnato Kylian Mbappé. E fa appunto l'1-0 per noi. Molto bene, ragazzi. Non me lo aspettavo una partenza così forte all'improvviso. Palla per Vinicius. Molto buona. Vinicius lo brucia. Vinicius. Mbappé. È buona, è Ed è buono. regolare, Ed è buono. grandissimo. Vinicius se l'è mangiato veramente grosso il gol. Però Abbastanza. c'era Mbappé che stava lì pronto alla ribattuta. Il portiere veramente gliela serve Bella. sul piatto d'argento. E Mbappé col tap-in facile mette la sua doppietta personale. E si porta a 12 gol in Serie A. Ottimo. Anche lui sta salendo parecchio. Certo, non sono i 22 che ha fatto il Felix. nostro Joao Felix. Però, considerando che abbiamo comprato Jovic e Dybala, che nella Juve ne avevano fatti 13 e 14, devo dire che 12 gol alla fine sono comunque un buon Sì, bottino sì. per lui. Siamo sul 2-0, possiamo stare veramente tranquilli. Dobbiamo cercare, Simo, secondo me, di vincere tutto in questa stagione. Anche perché, ragazzi, ve lo diciamo, questa potrebbe essere veramente l'ultima della carriera in generale di questa stagione, diciamo, di FIFA. Quindi dobbiamo vincere tutto ora. Comunque, penso che una squadra più forte di questa non si possa proprio costruire. Cioè, siamo veramente al Abominevoli. meglio. Meglio di. Siamo. Oh, guardate il difensore che ha preso. Meglio di così non potremmo Tira. fare. Quindi, cioè, se non vinciamo. Ciao, Ah, secondo. ciao. Allora, questa è l'ultima stagione. Veramente. Pensavo proprio di sì. Non è possibile vincere così tanto in scioltezza. Leggenda non possiamo Ma è la metterla. Juve? Però la Juve. E vabbè, ragazzi, se non riusciremo a vincere lo scudetto, resterà un grande rimpianto. Però. Ragazzi, Dobbiamo che fare, raga? squadra pazzesca, veramente. Attenzione, ha una grande azione, è un grande gol Bello. dell'Inter che accorcia le distanze al 57° minuto.
con il 16 c'è stato uno scatto di Fraser sulla fascia, che se non è riuscito a tenere. Mani! La palla dentro, la fonte in uscita bene la prima volta, la seconda viene bucato da Politano. Sì, che l'aveva toccata di mani, secondo me, io l'ho vista di mani. Che fa il suo terzo gol in Serie A. Questa pecca, una partita quasi perfetta, va un po' a rovinare questo match, ma vediamo comunque in questi prossimi minuti Fiorentina cosa riesce a produrre. Con Mbappé, scatta dentro Zielinski, Mbappé passa su tutti, subisce fallo, quella da Zielinski, che con questo tocco se la porta in avanti e la crossa dentro. Bella idea. La palla è in corner, ma la Fiorentina che gioca veramente in scioltezza, tranquilla, e gioca veramente esprimendo un calcio bello da vedere. Van Dijk di testa, la palla fuori. Barella ha recuperato una palla magica, poi Mbappé se la passa da solo. Mbappé, Mbappé, ma fai una buona, ciao! Rifletta di Mbappé. Yeah, ma non sta fatto perché io ho Felix, paura. Non ho capito. Hanno fatto un perché io a Felix, che facevo un taglio, guarda, durante il taglio, guarda là, guarda Felix. Watch la terra. Mbappé tra l'altro gli aveva passato proprio a Felix. Sì, ma poi ha detto una buona. Però alla fine ha detto vabbè, tanto sono più veloce di tutti, la prendo comunque io. E col sinistro, che avrà sicuramente 5 stelle piede debole, la insacca. Tripletta di Kylian Mbappé. Sembra essere diventato lui il nostro Felix in questi 12 giorni di pausa. A me sinceramente non dispiace che anche Mbappé si decida a segnare. Comunque ragazzi, 4-1, partita dominante veramente. Dobbiamo fare solo un altro paio di colpi in casa Juve per indebolirli un altro po', e poi veramente abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Scattato Felix, vai Joao, vai Joao, vai Joao, è tuo questo, è tuo, è tutto tuo, e no, 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 eh, non di nuovo, no, ti prego, i cambi erano stati già fatti, eh sì. Non abbiamo cambiato noi, cioè li abbiamo già opzionati. Dimmi che non siamo fregati, ma ha un cerottino, sì, aia, di nuovo, come la scorsa stagione, ma non può uscire, mo. Joao Felix infortunato. C'è da capire ora se è una botta momentanea o se è un qualcosa di più grave. Non può giocarsi però ogni volta la classifica cannonieri con queste estro. Tra l'altro si è mangiato un gol veramente clamoroso. Beh, sì, ma perché si è infortunato forse. Secondo me per l'infortunio se sì, ne è mangiato. Sì, sì. Ancora la Font in sicurezza. No! L'ho fatto di nuovo! Sì, l'ho fatto di nuovo! 4-2, vabbè. E vabbè, ha segnato De Vrij, De Vrij! Che scalfisso c'ha De Vrij? Non c'ha solo io molto, vabbè. Comunque ragazzi, scusate per l'ennesima cavolata. Nel frattempo è andato pure Jovic, un altro dei acquisti da 160 milioni dalla Juve. Palla sul fondo e mi sa che si chiude qua la partita. Sì, si chiude qua, abbiamo vinto 3 punti sicuramente positivi con questa tripletta per Kylian Mbappé. Però sono state un po' di note comunque da registrare, sicuramente non positivissime. Sicuramente Felix che si è fatto male, da capire l'entità dell'infortunio. Ok, due news. Anzi, tre. Una è che Skriniar torna dall'infortunio. Sì. Ed è una grande guarigione, perché comunque è un acquisto costosissimo, un giocatore fortissimo che ci è mancato per ben 3 mesi. Poi Felix non si è fatto nulla, era solo una botta per la partita, quindi molto bene. E poi offerta modesta per Nicolò. Guarda quanto può valere. Barella, che ovviamente noi andiamo a rifiutare offerta. Perché Barella è veramente uno dei centrocampisti più forti che abbiamo mai provato su questo gioco. C'è Fiorentina Udinese da andare a giocare con una dirigenza arrabbiata perché non facciamo giocare i giovani. Ma se voi mi dite che dobbiamo vincere il triplete, cioè io come faccio a puntare sui giovani? No, devo far giocare i giocatori più forti che ho. Mi sembra anche logico. Andiamo a vedere pure la Serie A in realtà, con la Juve che ha pareggiato. No, col Torino. Ha pareggiato col Torino, non ragazzi. Cuffata. Gli abbiamo levato sia Dybala sia 1-1, non pare. Forse inizia a sentirsi qualcosa, ti prego. Gli abbiamo levato Dybala, gli abbiamo levato Jovic. Ed effettivamente hanno fatto solo un gol e li abbiamo agganciati con i gol fatti, con quella catena di gol fatti alla mia. Con 8 gol al Frosinone. Sicuramente prendiamo più gol di loro, che hanno comunque una difesa impenetrabile. Magari potremmo andare a fare qualche colpo pure alla loro difesa. La nostra idea sarebbe di prendere Szczęsny proprio il giorno prima della partita contro di loro, o comunque intorno alla fine del mercato, in modo tale da indebolirli. Ora però andiamoci a giocare questa partita con l'Udinese in tranquillità. Andiamoci a vedere magari anche qual è il tabellone. Lazio, Piemonte. Questi sono i quarti. Sì, sono i quarti. Piemonte, Lazio, Inter, Samp, Fiorentina, Udinese, Napoli, Milan. Io scommetto che ci troviamo nel Piemonte in finale. Sarebbe bello, dopo aver battuto la Roma, battere anche il Piemonte. Nel frattempo dai, andiamoci a giocare questa partita con però diversi cambi, perché devono giocare un po' di riserve a sto giro. Scatta dentro Willems, vai Hugo, bruciali Hugo, incrociala, paramusso, ancora Willems. Wow, porta vuota. Peccato, perché gliel'hanno ribattuta sul piede, ma troppo forte, è rimbalzata via. Peters, buona,
Lindelof dà una grande palla a Peters. Peters sulla fascia. Peters la mette per Willems. L'asse Peters-Willems continua a funzionare. Mamma mia. I due giovani talenti. Sa, sono fatta tutta loro questa. I due giovani talenti continuano a dare tanta, tanta soddisfazione. Che bel cross alla squadra. Bello il cross di Peters. E Willems che di solito di testa. Alla Ronaldo proprio. Cioè, di non sbaglia bene. Willems. Di solito non è molto cinico. Ma dopo alla Ronaldo. Stavolta rente tranquillo, pulito. La insacca dentro. 1-0. Come commentavo prima con Simone, andare supplementari sarebbe una cosa molto negativa. Perché tra pochissimi giorni c'è il Piemonte. E sprecare, tra virgolette, altri 30 minuti di gioco ci leverebbe diverse energie utili per la partita appunto prossima. Quindi dobbiamo cercare di chiudere la pratica nei 90 minuti. Qui la fonte è un po' incerto, la palla resta lì, ma per fortuna la liberiamo e direi che qui si chiude il primo tempo. No! Pareggio dell'Udinese col 30. L'Udinese gioca veramente bene, ragazzi. Eppure avevo marcato l'altro giocatore, ma non quello che stava entrando. La botta sicura. Fare gol il 30. Willems per Bentancur. Ancora Jovic dentro. Jovic lo prova e nessuno sulla ribattuta. Jovic sta tirando, ci sta provando a farsi notare. Andiamo. Peters dentro per Mbappé. Mbappé devi proprio bruciare tutto, devi bruciare il terreno. Mbappé partito. Che fa? No! Prossimo. Io ho tirato, ma quello se l'allunga una cifra quando corre. No, è pure fondo. Questa pure era l'occasione. Cioè, Mbappé ha fatto uno scatto bruciante. Barak dentro. Non ci credo. Il vantaggio l'Udinese. Comunque hanno avuto una serie di rimpalli fortunatissimi. Sono troppo fortunati. Vantaggio l'Udinese. Cioè guarda qua. Mi è rimbalzata sui piedi. Felix lo prova da nulla. Oh, gliel'ha presa. La parata di Musso. Ma va Musso. Con calma e tranquillità. Chiesa se l'è chiamata benissimo. Ed è regolare. Chiesa! Ah! E si va ai supplementari. Noi non usciamo. L'abbiamo messo in cambio azzeccato. Noi non usciamo. Quando l'ho visto ho detto ti prego per una volta il filtrante dal centrocampo sulla fascia fallo andare. Solo una ti chiedo. Bello il passaggio, diciamo. Ho avuto del timore che tu la sbagliassi qui, sai. Anch'io sì. Però Chiesa di guarda là. Calciato veramente bene, potente e preciso. Andiamo ai supplementari. Purtroppo la pratica non si risolve nei 90 minuti, non fa niente, ragazzi. Ma meglio così. Dire addio a questa coppa. Ai quarti era brutto, ma attenzione che forse non si va ai supplementari perché c'è Felix che accelera. Fin troppo, ragazzi. Vabbè, puoi fischiare, arbitro, dai. Felix scatta dentro Van de Beek. Fammene uno. Si ferma. C'è Felix tutto solo. No, l'ha presa. Non puoi sbagliarla. Ripassa, la tira. Fai qualcosa. La tira e vabbè. Dai, non possiamo sbagliare sti gol, veramente, ragazzi. Non possiamo fallire queste occasioni. Palla sul secondo, facile per Musso. Mbappé lo prova. Musso ancora. Deve finire il primo tempo supplementare. Mbappé stanco e arrabbiato. Anche noi siamo stanchi e arrabbiati. Quindi Vavro, mettila dentro, Vavro. Crossa di nuovo con Chiesa. Chiesa la rimette sul secondo, un po' troppo. Mamma mia. Per la curva la crossata, non per il giocatore in campo. Ok, si può fare una sostituzione. Fuori Chamber e dentro Zielinski. Simone si è ricordato che si può fare un quarto cambio ai supplementari. Quindi molto molto bene. Molto positiva questa cosa. Molto positiva. Come lo scatto di Felix. Che vede Mbappé. È scattato Mbappé. No! Coi piedi Musso. Ma dai, pure coi piedi me la prendi. Coi piedi Musso. Era fatta. Era fatta ormai. Van de Beek ancora. Tranquilli ragazzi, tranquilli. Che c'è la palla per Felix. Che si gira. Rigore! Super rigore su Felix. E c'è fatto Peters è fatto male, ho visto che mamma c'era. Mamma mia, sta stanco. La croce su di lui. Non penso che abbia mai giocato 120 minuti. No, Brent Peters. Guardala che fallaccio. Fallo netto, chi lo tira? Bravo a prendertela, ma tiri tu. Tiri tu, tiri tu. No, ya. Yeah. Simo, io come si è scollegato un joystick. Quale? Bella domanda. No, palla fuori, ma si è scollegato il joystick. Qui si è scollegato. Si è sballato tutto. A questo punto ritorniamo a tastiera. Andiamo a tastiera, ragazzi. Ma andremo a giocare i rigori praticamente. Ok, ragazzi, abbiamo fatto un gol a tastiera qui, ma. Ma vabbè, l'esultanza fa tutto quanto lui. Ma ragazzi, ma manco a dirlo. Purtroppo non si può giocare in una situazione simile col joystick che ci si è scollegato. Evidentemente ci deve essere stato qualcosa nell'USB che non è andata. E adesso sì, passiamo in questa Coppa Italia in questo modo, è ok. Però sinceramente è una rottura di cavolo questo fatto che il computer modo dovremmo per forza interrompere la registrazione a fine partita.
rimettere tutti i controller e ricominciare, cioè un'altra sessione di registrazione che voi vedrete come unica per la prossima partita contro la Juve, perché non possiamo giocare a tastiera contro la Juve. Beh, eccoci qua, siamo a meno 9. Con una vittoria si andrebbe a meno 6. Possibile? Sì, abbiamo fatto male i calcoli, si andrebbe a meno 6. Abbiamo rimesso i joystick come devono stare, sperando non si stacchino più, perché sarebbe impossibile giocare contro la Juve con non deve ricapitare. E dunque, ora andiamo a vedere un po' di fare shopping in casa Juve. Tu che dici, Simone? Eh sì. Io direi che un po' di shopping ci vuole, perché comunque penso sia periodo di saldi. Sì. È gennaio. Andiamo a vedere cosa ci può proporre la casa Piemonte Calcio. Tra l'altro noi abbiamo dato questo certo Neymar, mi sta bruciando un botto e glielo ho dato, però. Allora, Sadio Mané, che è in scadenza tra 6 mesi. Oh. E noi abbiamo là solo Peters come alternativa. Quindi beh, Sadio. A sinistra. Alla sinistra. Beh, abbiamo Peters, abbiamo anche Vinicius però come titolare, quindi giocherebbero tre di loro e Peters non vedrebbe più un campo. Ma abbiamo 100 milioni. E questo è vero. Quindi noi possiamo spendere quanto e come vogliamo. Allora hanno preso Rodri al posto di Bentancur, hanno fatto un bel acquisto. Cioè, a difesa sono stracolmi di difensori, cioè una cosa male. Allucinante, cioè non sanno più dove metterseli. Sarebbe inutile toglierglieli forse. Ragazzi, Szczęsny lo prendiamo. Simone mi ha dato un'idea malata. Malatissima. Cioè prendere Szczęsny e Perin e lasciarli senza portiere. Guarda, secondo me dovremmo fare che gli compriamo Perin all'ultimo giorno. Dici? Szczęsny solo ora e Perin all'ultimo giorno. Però allora adesso ne prenderanno un altro. E chi lo sa, magari no. Dici te, proviamo. Nel frattempo ci prendiamo Szczęsny che ci serve, cioè ci fa comodo avere un 88 come riserva di Lafont. Piemonte-Fiorentina, la sfida definitiva della carriera. Ogni volta è la sfida definitiva, ogni volta loro sono sempre fortissimi, sempre un passo avanti. Allora, andiamo a vedere la formazione che ci propongono. Hanno Perin come portiere, logicamente gli abbiamo tolto Szczęsny per 37 milioni. Vediamo anche un po' in attacco come si posizionano, sono costretti a far giocare Ronaldo 37enne e 38enne, Neymar che gli abbiamo dato noi e Gbamin. Io il gol dell'ex di Neymar me lo aspetto proprio. Sì. E però abbiamo Dybala che gioca titolare. Gol dell'ex anche qui. Bentancur. Abbiamo Jovic in panchina. Bentancur anche in panchina. Vabbè, si ne cambia. Zinischi, però sicuramente, ragazzi, Vinicius, Felix, Mbappé non sono da poco. E quindi andiamoci a vedere un po' queste formazioni, se possibile. Eccola qua, Perin, in porta. Tra l'altro Mané, che gioca, cioè che è una riserva. Odriozola, Jimenez, Hernandez, De Ligt, che gioca come terzino sinistro, difesa strana. Poi Lo Celso, Rabiot e Samaseku al posto di Rodrigo, di Rodri. E poi Neymar, Ronaldo, Gbamin. Anzi, devo dire, con Gbamin che non so chi sia e con Ronaldo che c'è. Forse vogliono puntare alla Champions loro. Forse, oddio, non lo so, Simone, non lo so proprio, veramente. Andiamo. O forse ci vogliono umiliare con questo. Andiamo a giocare, ragazzi, non so che aspettarmi. Mbappé col destro, Felix sulla rete. Ed è tutto buono 1-0, dopo un quarto d'ora, João Felix. Olè, con le esultanze ignoranti. Sempre. Mi erano mancate effettivamente in queste 2 settimane di astinenza da FIFA. E arriva il gol di João Felix, 1-0. Bene così. Ok ragazzi, il fatto è che anche se vinciamo questa, che potrebbe succedere. Loro stanno a 6. Loro sono oltre a più 6. Dobbiamo distruggerli proprio sul mercato. Prendergli tutti. Andare a fare una mossa rente meschina ma indispensabile per risorgere e per vincere lo scudetto. Ho fatto una cosa veramente brutta, la font, miracolo. Ok, col portiere stiamo avendo un po' di sì, più che col portiere, quei passaggi del portiere. Sì, però qui è scattato un certo Vinicius. E vabbè, no, è fuori gioco ormai. Scusami. Che palla arrivata a Mbappé, la passa a Felix. Vai Joao, 2 contro 1, Joao Felix. Ma cos'è? No, cos'è? Ho fatto Vinicius, sinistro, Vinicius. So che volevo fare uno scavetto, un passaggio, un tiro, insomma anche cosa ho fatto, ragazzi. Palla sul secondo, Ronaldo era volato come poche volte nella sua carriera. Qui Van Dijk porta avanti il contropiede, Van Dijk, la palla è per Mbappé, poi Felix, dai ragazzi, dai, dentro, 2-0, sì. Ma sì. Sì, questa è la volta buona, ragazzi, sì, che cosa fai? Sei troppo forte, Kylian. È troppo forte, ragazzi, non lo ammazzo. Questa è la stagione, ragazzi. È la stagione definitiva. Speriamo che loro adesso però perdano proprio qualcun altro.
sta per arrivare la loro prima sconfitta stagionale, forse, ah, sul 2-0, godrei. Ragazzi, si può stare un po' più tranquilli. Aveva fatto un bel acquisto, certo, forse, prendendo Szczęsny, prendendogli tre quarti dei giocatori. È stata una mossa veramente meschina, ma è efficace, avremmo dovuto farlo prima, forse, sai? Diciamo che ora io andrei all'ultima ora di mercato del 31 a fare un altro paio di acquisti. Perino non saprei, però ti voglio andare a levare Mané, andrei a vedere un po' cosa fare. Se avessimo i soldi, sì. No, i soldi li abbiamo, Simo. Abbiamo, penso, una sessantina di milioni qui. Scatta bene la sua fascia. No, marca di Ligt. Fine, fallo, sì, sì. Fallo e anche... anche niente, comunque sanzione verbale per De Ligt. Azione al 27 dentro, che si gira molto bene, ma il tiro è facile per la Font. Forza ragazzi, che è il nostro anno. Mo non ci ferma proprio più nessuno. È scattato dentro di Dybala, la palla alla fine per Mbappé. Mbappé. No. Mbappé. Non ci può copiare nominare. Mbappé. Felix di tacco per Mbappé, dentro per Dybala. Dybala. Il gol dell'ex. Esulta. Sotto Paolo la curva, il gol dell'ex. Ve lo meritate tutto. Vai sotto la curva. Sotto la curva. Una bottiglietta, sta la rete protettiva a posto. Vamos, ragazzi. Dai, guarda quanto sono belli i nostri ragazzi. Quanto sono belli. Sì, troppo nostri, belli. Ragazzi. 3-0. Cioè, ormai veramente è la fine di tutto. Ormai si vince lo scudetto, lo andiamo a prendere con la forza. Oh, qui cosa abbiamo combinato? Segna Mané. Tranquillo Mané, tanto il tuo gol è annoverato tra poco in quelli della Fiorentina se ti compriamo. Qui ho fatto una cavolata con Van Dijk, Ronaldo, Mbappé, facile il loro gol che va a accorciare le distanze. Mbappé, lo prova! Mamma mia, che tiro! Impressionante. No, è ai limiti dell'Holly e Benji, cioè ormai c'ha delle statistiche clamorose. Ragazzi, abbiamo espugnato il loro stadio. Casa loro, è vero. Abbiamo vinto una partita importantissima e loro hanno perso la prima in stagione. Dopo il pareggio contro il Torino arriva la prima sconfitta, periodo nero per il Piemonte. I gesti di sportività per Hernandez. Due squadre che si rispettano, che si temono. Però devo dire il Piemonte oggi non c'era proprio. Hanno usato troppe riserve secondo me. La superiorità nostra si è vista sotto ogni punto di vista. E quindi andiamo a accorciare le distanze e ci proiettiamo con l'obiettivo triplete. Siamo passati alle semifinali di Coppa. Giochiamo attualmente per gli ottavi di Champions e siamo a meno 6. Ora dobbiamo prenderci lo scudetto. Ragazzi, noi alla fine abbiamo optato per prendere tutti i portieri della Juventus. Proprio tutti. Cioè vogliamo fare... non si può prendere Perin. Non lo posso più no, prendere. Non si può prendere Perin. Prendigli il secondo però. Gli prendiamo questo Ribeiro. Non so quale sia molto il senso. Si muove e non hanno più un portiere per la Coppa. Deve giocarsene tutte Perin. Contattiamo per l'acquisto. Ci vogliono prendere. Cavolo, Perin è sfumato. Questa è stata una pessima idea. Però gli avremmo dato Drongoski. Quindi lasciare non era tanto. Se lasciamo senza portiere è interessante. Allora, Ribeiro, non so chi sia. Io ti offro 5 milioni tranquilli. Se non ti alzi e te ne vai e trattiamo, mi va bene. Ah, va bene, 5 milioni. Era pure troppo. Sì, vabbè, ma infatti, cioè, questo sarà veramente una... quando lo vedrà mai un campo? La riserva da 60 lo prendiamo veramente solo per indebolirli ancora di più. 61? 61 a 19 anni, ragazzi, non vale proprio niente questo. No, in confronto al nostro Colombo, è 70, un talento. 76 anni è una bestia. Ok, chiudiamo il mercato. Manco l'ultima ora. Io riproverei a vedere per Perin se si riesce a fare qualcosa e poi andiamo a chiudere. Ok, vediamo un attimo se la Juve ha preso qualcuno però. Offerta per Vavro che non ce ne frega. E vediamo un po' se la Juve si è mossa sul mercato. No, non si è mossa. Ok, vabbè, Perin io riproverei, ma mi sa che ormai è sfumato. E ok, ora però in quest'ultima ora possiamo anche pensare al nostro di mercato, nel senso se riusciamo a fare un ultimo colpetto, anche perché considera Simo che questa è l'ultima stagione, quindi a questo punto questi milioni che ci restano spendiamoli. Perin nulla, nessuna azione disponibile, peccato. Perin è sfumato e resterà il loro unico portiere. A questo punto voglio andare a prendere qualcun altro prima che si chiuda? Se abbiamo soldi. Abbiamo circa 70 milioni. Io tornerei per qualcuno di forte, sì, Tolisso tipo mi piaceva. Sì, vorremmo fare un ultimo colpo. Stones ce lo farebbero pagare 60 milioni se lo possono tenere. Ci vorrebbe un ultimo centrocampista. Tanto questa è l'ultima stagione, abbiamo 70 milioni, non so quanti ne abbiamo, spendiamoli. Infatti. O ci prendiamo Rabiot dalla Juve per 55, o ci prendiamo Tolisso dallo United riprendendocelo praticamente, dando Chamberlain con una clausola del 15%, aggiungendo 47 milioni. Sulla carta Rabiot è più economico, perché non perderemo certo. Chamberlain, pagheremo sicuramente 8 milioni in più di soldi, però non perderemo il nostro giocatore. Ora non so cosa fare, qual è la cosa migliore, se cercare di indebolire ancora di più il Piemonte, se prenderci Tolisso che è stato il nostro pupillo.
Sono molto in dubbio, sinceramente. Sì, abbiamo scelto di prendere Tolisso alla fine. E andiamo a trattare. Ce lo riprendiamo, dai. È stato uno dei giocatori comunque chiave per la crescita di questa squadra. Ricordo che il centrocampo a tre con Zielinski e Barella era tanta tanta roba. Quindi saremmo ancora soldi, ragazzi. Ma basta! Ma quanti soldi abbiamo? Ok, no, non abbastanza per prendere Rabiot. No. Quindi chiudiamo sto mercato che è durato fin troppo. Abbiamo speso 326 milioni. Vedi, si è preso qualcuno. Vediamo se il Piemonte ha fatto colpi all'ultimo. Non dovrebbe. Ecco qua. Ok, chiudi il timore. Hanno preso Rodri, Oscar e Neymar. E hanno veduto un botto di gente, ovviamente. E finisce qui il mercato. Finito. Chiuso. Ora si gioca sul campo. L'episodio finisce qua. Nel prossimo ci sarà anche questo turno di semifinali contro l'Inter. L'altro lato è Piemonte-Napoli. Le quattro più forti, sì. senza dubbio. E per la Champions il bisognerà aspettare ancora un bel po'. Purtroppo questa Coppa Italia sta in mezzo alle scatole, tra virgolette. E la dobbiamo giocare. Quindi, prossimo episodio, Sampdoria. C'è pure il Napoli, che lo vedo che si avvicina un po' pericolosamente. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi se ancora avete fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!